Ma normalmente dobbiamo dire che l'associazione oggi ha acquistato un ruolo importantissimo per verificare le pizze napoletane nel mondo ed evitare quelli che sono stati e purtroppo sono ancora moltissimi storici falsari. Logicamente l'associazione si limita a verificare tutti i nostri associati, tutti i nostri affiliati. Forse se ci pensava mio nonno, a quello che ho pensato io, oggi potevamo disporre del marchio pizza napoletana totalmente e avere il potere di controllare chiunque chiamava pizza napoletana. Purtroppo questo non è possibile, noi possiamo controllare solo quelli che aderiscono alla nostra associazione. La pizza bisognerebbe tagliarla a spicchietti, avvolgerli compresi il cornicione e mangiarli in questo modo, se non si ha il coraggio di mangiarla a pacchetta, a portafoglio, perché logicamente sarebbe il modo forse più simpatico di mangiarla. Ma saper degustare una pizza anche è un'arte, è come saperla fare. Ma guardi, è perfettamente inutile pensare diversamente. Oggi il web ha acquistato quel potere che una volta era all'epoca del nonno il passaparola, poi è diventato del giornale, poi è diventato della televisione. Ma oggi, a differenza del giornale, della televisione, della radio di un tempo, il web è molto più diffuso, è molto alla portata di tutti, raggiunge tutti quanti velocemente, tutti quelli che si vogliono raggiungere, addirittura li chiama. A differenza di quello che doveva andare a comprare il giornale o accendere la televisione, il web glielo comunica, gli dà il segnale e lo va a leggere. Quindi oggi credo che sia una strada indispensabile per l'evoluzione di qualsiasi prodotto. Specialmente noi che siamo presenti in tutto il mondo abbiamo molta necessità di questo. Purtroppo tutte le medaglie hanno un rovescio. Il web è bellissimo, ma molte volte il web dà anche delle notizie, diciamo, che non sono totalmente corrette. Scusatemi, ma io sono sempre netto e chiaro nelle mie cose. Noi teniamo a fare la formazione corretta, ma principalmente fare una formazione, ti faccio vedere un attimo come si fa la pizza, è molto relativo. Noi spieghiamo tutto quello che si fa, perché si allarga così, perché si cuoce così, perché deve essere fatto in un modo scientifico, perché abbiamo il supporto oggi scientifico di tutto questo. E io ricordo con piacere che, la cosa simpatica, quando ho creato l'associazione Verace Pizza Napoletana, mio padre, che era il decano dei pizzaioli, mi appoggiò, mi guardava, sorrideva, ma poi mi dice: "Ma tu a sta pizza che cosa vuoi?" Dico: "Ma sai, io quello che voglio fare io, se lo facevi tu, meglio ancora il nonno, Napoli campava di pizze." "Ma che cosa ti ho fatto vedere? Tu mi hai fatto vedere tutto come si fa e me l'hai spiegato. Io potevo capire ogni cosa che mi hai detto si fa così, perché si fa così? Perché se io capisco perché si fa una cosa, certamente la faccio meglio. I nostri corsi sono tutti fatti in questo modo. La pizza si allarga così, perché si allarga così? Qual è l'effetto quando si allarga così? Qual è l'effetto quando non si allarga così?" Questa è una cosa essenziale, perché per i giovani questa è una linea di investimento importantissima.